Un saluto a tutti voi, mi trovo a Preci, a pochi chilometri da Norcia, è un comune praticamente isolato. Preci, che ha una sua storia, una storia legata ai medici, ai medici chirurghi, specialisti, storicamente, nei calcoli anche per la cataratta. Un'economia fondata praticamente sui salumi, c'erano ben quattro prosciuttifici e il sisma dello scorso anno, mese di agosto, ma soprattutto le scosse del 26 e del 30 di ottobre hanno determinato dei danni incredibili. Noi siamo qua sotto. Praticamente non è possibile accedere all'interno, al centro storico, perché è tutto quasi crollato, ci sono macerie un po' dappertutto, case lesionate e la popolazione non c'è, è un paese praticamente disabitato, già gli abitanti erano pochi. Intorno ai 700-780 censiti, ma qualcuno è rimasto a vivere nelle frazioni di Preci, del comune di Preci, perché arrivando e venendo praticamente a, venendo e a Preci ci sono diverse frazioni duramente colpite e c'è chi ancora diciamo così, si ostina a restare nei propri luoghi di origine, del resto è comprensibile, sono poco meno di 240 persone. Però, ripeto, all'interno un centro storico straordinario e praticamente disabitato, non c'è nessuno, praticamente un'atmosfera surreale. Quanto mai importante far sentire a queste popolazioni la nostra vicinanza, la nostra solidarietà che si tramuta e si deve tramutare anche con gesti concreti della propria presenza, che significa rimotivare queste popolazioni, che non sono popolazioni che si danno per vinte, si rimboccano le maniche, come mi diceva la gente, con cui sto chiacchierando dall'autista del pullman a tutti quanti gli altri, e sicuramente la nostra presenza è un modo per sostenerli. Raccontare questi luoghi non è facile, vi assicuro che per una forma di rispetto, anche molte circostanze, sia qua ma anche in altri luoghi come Norcia, ho preferito non scattare perché alcune immagini che hanno dietro anche una storia, ho preferito tenermele per me. Però altri scatti, altre immagini credo siano significative per rappresentare la voglia di rinascita di questi luoghi. Venite in questi luoghi colpiti dal sisma, venite a Norcia, venite a Preci e in tutti gli altri posti per rivitalizzare, per rimotivare queste popolazioni.